Manca una strategia, si naviga a vista anche sul futuro dello zuccherificio del Molise. I rappresentanti del centro-sinistra fanno così la voce grossa sull'ipotizzato aumento di capitale sociale, chiedono legalità e soprattutto il pieno coinvolgimento del Consiglio regionale su tutta la partita. Ma se il governo regionale cambia rotta, siamo pronti a collaborare, hanno detto. È intollerabile pensare che continuino queste emorragie di denaro pubblico in favore di soggetti privi dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, privi di credenziali economiche ed industriali. La proposta è quella che si scelga un partner privato con una regolare gara pubblica che garantisca il futuro occupazionale e produttivo a quella che è una grande realtà industriale del Basso Molise, del Molise intero e addirittura di tutto il Mezzogiorno, a partire dal ripristino di una legalità nell'azione amministrativa e dell'azione societaria e finanziaria che in questi anni non c'è stata.